Torres San Basilio Palestrina si giocherà di sabato alle 14 sotto l'occhio delle telecamere di Rai Sport. Occasione per vedere all'opera la capolista, soprattutto per i tanti sassaresi sparsi per il mondo. Non sarà una partita facile. I laziali, reduci da una sconfitta casalinga col Genzano, occupano il terzo posto a quota 44 punti. Sono tra le rivelazioni di questo torneo e venderanno carissima la pelle, così come fu all'andata quando terminò 1-1 con il gol in rincorsa del bomber Giuseppe Meloni, oggi a secco da 3 turni, ma per nulla preoccupato. Assolutamente, io l'avevo detto anzi alla fine dopo la doppietta che potevo anche non segnare più da qui alla fine del campionato, basta che il campionato poi lo facevamo nostro. Per ora sta accadendo questo, ma va benissimo perché comunque certo segnare fa piacere a livello personale, però comunque sto facendo buone prestazioni, stanno arrivando i risultati, stiamo staccando le dirette concorrenti, quindi per ora va bene così. All'appello di mister Bacci mancheranno Nuvoli, Masala e Lisai, squalificati. In forse l'impiego di Migoni. Giocherà invece dal primo minuto la seconda bocca di fuoco sassarese, Michele Pulina. Sì, sicuramente un'altra partita difficile da affrontare con la stessa cattiveria e l'umiltà di sempre. Sappiamo che loro non arrivano da un buon momento, ma che verranno qui per fare il risultato. Noi sappiamo invece di avere una grande possibilità di giocare nuovamente in casa davanti al nostro pubblico e quindi vogliamo fare il risultato pieno. Miglior attacco e miglior difesa del campionato, 52 punti, frutto di 15 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte. Qualcuno, soprattutto tra i dirigenti delle squadre avversarie di testa, accreditate alla vittoria finale e oggi contestate per i risultati dei propri tifosi, la chiama solo fortuna. Ma nel calcio, come nella vita, riconoscere la forza degli avversari, si sa, è sport difficile. Penso che vincere le partite come lo stiamo facendo noi non sia fortuna. Penso che loro si possano attaccare con solo alle chiacchiere in questo momento, visto i risultati, ma noi siamo consapevoli di essere una squadra forte, umile e soprattutto sappiamo di essere in una piazza importante che merita altre categorie. Ecco. Dirigerà l'incontro Torres San Basilio Palestrina il signor Davide Marcolin della sezione di Schio.